Eccoci qua, ci siamo, riapriamo la sala Zavattini stasera. Volevamo farlo da tanto, ma abbiamo aspettato questa data, l'8 marzo, perché ci piaceva farlo oggi, tutte e tutti insieme. Torniamo in sala Zavattini in una nuova modalità, quella che conosciamo ormai da un anno, in modalità virtuale. Riprende CineAmod Virtual. Buon 8 marzo, benvenute, benvenuti a tutti. Siamo qui con Vincenzo Vita per dare l'avvio a questa nuova edizione, diciamo, di CineAmod in modalità virtuale. Come dicevamo prima, abbiamo aspettato perché volevamo aprire oggi, volevamo aprire l'8 marzo, una specie di manifestazione, anche se in pochi volevamo stare qui in sala. Vincenzo voleva a sorpresa, diciamo, darci un saluto, voleva essere con noi e ci fa particolarmente piacere. Metto la maschera, Aurora. Mettiamo la maschera. Togliamo la maschera. Per un attimo la tolgo io. E il mio saluto è un saluto doveroso. Tutte le donne che con diverso spirito seguono questa iniziativa e seguono l'attività dell'archivio, che tra i suoi compiti ha anche quello, e deve avere quello, di valorizzare le donne. Io dico solo una parola, perché non ho mai sopportato, nella mia varia attività, i maschi che si mettono a fare il femminismo a tanto al chilo una volta all'anno, insomma, quando ci sono le feste comandate. I maschi hanno molto da riflettere su di sé, e il maschilismo è qualcosa di più di una patologia, anzi è purtroppo un modo di vedere il mondo, da un lato quello maschile, che ai maschi appare come quello universale, e non invece come una parzialità. E quindi l'8 marzo è simbolicamente la data non di una festa, è stato scritto bene da diverse donne oggi, non di una festa, ma di un momento di lotta delle donne. C'è stato anche nella proclamazione della giornata l'idea dello sciopero, anche l'anno passato, delle donne. Ecco, io mi limito a dire che mi piacerebbe, in sostanza, questo il termine voglio aggiungere, mi piacerebbe dedicare questa mia presidenza, che è una presidenza, come tutte le cose, a termine transeunte, a valorizzare di più il ruolo delle donne nella nostra attività di archivio. È vero che l'archivio ha tra le persone che l'hanno fondato, Fondazione Culturale, tra l'altro tra le prime in Italia, che risale all'85, una persona straordinaria come Paola Scarnati, che è stata tra le fondatrici, appunto, con Cesare Zavattini e qualche altro, molti uomini, però c'era una donna molto caparbia che poi ha tenuto il punto ed è qui con noi, che salutiamo e che ringraziamo per quello che ha fatto, fa e farà. Penso a Cecilia Mangini, di cui vogliamo ricordare la bravura, la qualità, parte di noi, è scomparsa recentemente, e proprio qui in questo cortile davanti all'archivio ne abbiamo celebrato, ai noi, la figura. Ma Aurora Palandrani, che è qui, coordinatrice, non coordinatora, no, coordinatrice, dell'archivio, Letizia Cortini, che forse ci sta seguendo e che saluto, Milena Fiore alla regia, giusto? Milena, che ha una funzione fondamentale anche nell'attività proprio di cura quotidiana del materiale dell'archivio, Alice Ortensi, che si occupa della documentazione, ma non voglio andare avanti, penso alla regista e recentemente, diciamo,
applicata, sì, insieme a Milena Fiore, a un film, vi do un'anteprima mondiale, post Aurora, mondiale, insomma, chissà, un film sui 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista d'Italia, un film di 32 minuti che presto vedrete. Monica Maurer, regista che è nel consiglio di amministrazione dell'archivio, con Monica Repetto, regista produttrice, anche lei nel consiglio di amministrazione dell'archivio, e tante altre donne che spesso hanno occasione di lavorare con noi. E se faccio adesso delle citazioni, salutiamo e salutiamo anche tutte le nostre garanti che ci stanno seguendo. È quello che sto per dire, sì. Sono tante, diciamo. E tutte le nostre garanti, e siccome non sono bravo come Amadeus e Fiorello, non sono in grado, e non c'è neanche qui davanti, diciamo, il gobbo, non posso adesso fare delle gaffe, perché dovrei citarne tante per fortuna, ma dovremmo essere più attenti, perché la par condicio, fatemi dire, adesso vengo da un dibattito su queste cose, tra donne e uomini non è una, come dire, un'iniziativa octroyée dagli uomini, perché le donne sono brave. No, è un diritto sacrosanto delle donne, che sono più degli uomini, più brave degli uomini, in tutte le professioni, si rivelano essere le più colte, le più preparate, le più capaci, e io penso che anche all'archivio, vi chiudo con un virtuale abbraccio su questo, le donne dovranno pesare di più, e io non vedo l'ora di poter fare un passo indietro. Grazie, buon 8 marzo. Io faccio un applauso a nome di tutte e tutti, perché qui di applausi ce ne stanno sempre tanti, ci piace. Mascherina! In sala Zavattini, quindi posso smascherarmi io. Sì, noi abbiamo, aspettate che mi ricollego, abbiamo... Io ho voluto fare questa diretta da qui, perché questo luogo è sempre, in questi ultimi anni, frequentato tanto, intensamente, e ci piaceva tornare proprio seduti qua in platea. Io vorrei però dare il benvenuto alle altre ospiti che sono qui con noi stasera. Maria Iovine. Eccola. Ciao Maria. Mi smicrofono. Ciao Aurora. Eccoci. Presentiamo anche le altre. Vorrei... Intanto Maria Iovine è una nostra, ormai una nostra carissima, carissima amica, amica dell'archivio, amica di tutto quello che facciamo. Ma Maria, nel 2017, giusto? Sì. 18. 18. Nel 2018 ha vinto, è stata tra le vincitori del premio Zavattini con il suo Inner Shoes, che attualmente, voglio dirlo, è uno dei film più proiettati in assoluto dell'archivio audiovisivo, quindi siamo molto felici. Maria è una regista, una montatrice femminista, diciamolo proprio, una regista femminista, lei ci tiene particolarmente a ricordarlo, quindi io lo faccio sempre. Con Maria parleremo di questa scelta, di far vedere e di approfondire questo bellissimo film, Normal, di Adele Tulli. E con noi anche Laura Romano. Eccola. Salve a tutti. Ciao Laura. Ciao. Laura è una dei quattro producer di Normal. Abbiamo scelto Laura per stare con noi stasera, e ci fa estremamente piacere che sia riuscita a incastrare i suoi impegni per essere qua. Poi abbiamo Sofia Solaini. Sofia, eccola. Sofia, fantastica. Sofia. Lo voglio dire, Sofia è al primo anno di università, di una facoltà complicatissima, mi sembra, che poi ci spiegherà lei. No, complicatissima, ma è molto interessante. E ha fatto un lavoro di ricerca sul Normal che ci racconterà tra poco. Poi abbiamo Maria Luisa Celani, perché questa iniziativa... Ciao, benvenuta. Allora, ciao a tutti. Maria Luisa Celani per la Casa Internazionale delle Donne, perché questa iniziativa abbiamo voluto farla in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne, e quindi grazie per aver anche te, insomma, riuscita a trovare un posto anche per noi. E Milena Fiore, che
Milena Fiori è in doppia veste di regia tecnica stasera, ma anche partecipante all'Assemblea della Magnolia, quindi stasera ci parlerà anche di questa esperienza. Ma voi non lo sapete, dice, dov'è Adele? Non è collegata. Adele è proprio qui con me stasera. Ho voluto fare questa cosa improvvisata, vieni. Buonasera. Ecco Adele. Evviva. Ciao a tutte. Non ci andava di stare qui, non andava di stare qua da sola, Adele, per cui l'abbiamo chiamata, abbiamo detto vieni qui, perché almeno facciamo una cosa po' più sentita. Coi corpi. Coi corpi, esatto, con i corpi. Che bella. Allora, questa è una rivoluzione permanente. Esatto. Ciao a tutte. Questo è un momento bello per noi, quindi insomma ci piacerebbe anche se riuscissimo a trasmetterlo, no? Questa voglia di stare in sala, soprattutto. Adele devo dire che non se l'è fatto dire due volte, dice vieni in sala Zavattini, corro! Sì, vengo subito, nonostante il traffico, la pioggia, eccetera. Sì, sì, beh, allora, amo da casa. Quindi. Assolutamente. Allora, Adele, secondo te perché noi abbiamo voluto fare Norma dell'8 marzo? Ma non so, no, sono contenta perché ovviamente il film, come dire, cerca di ragionare, scardinare quelli che sono gli stereotipi di genere, le convenzioni, i codici sociali che in qualche modo ci formano e ci costringono a dei ruoli, e quindi chiaramente oggi, come tutto l'anno, si porta avanti questo discorso, quindi oggi è un'occasione, ma come dice lo slogan, lotto tutto l'anno, e quindi no, però sono molto contenta di poterne parlare in ogni occasione. Che facciamo? Ci alterniamo? Ci alterniamo, facciamo così, dai, facciamo le sì, brave, dai. Anche se abbiamo la finestra aperta. Giusto. Allora, Normal è un film premiatissimo, è un film proiettatissimo, e come ti senti a distanza ormai, perché parliamo del 2019, giusto? Sì. Berlino 2019, Norma ha avuto la sua premiere proprio a Berlino, al Festival di Berlino. Scusate, siamo un po' tutte e due in decatrage. Distanza, mascherina. Sì, esatto. Come ti senti? Nel senso, come è cambiato il tuo rapporto con il film? Da un lato, negli anni? Diciamo che siamo state fortunate perché ovviamente abbiamo avuto la possibilità di debuttare a Berlino nel 2019, quando ancora potevamo essere insomma in presenza, e quindi il film ha fatto un bell'anno di festival dal vivo e un bel giro anche nei cinema, e quindi soprattutto per me la cosa bella è stata poter incontrare il pubblico dal vivo e poter avere un sacco di scambi e di feedback diretti dalle sale. E poi da un anno a questa parte però ha continuato a circolare, ovviamente attraverso le piattaforme, con queste modalità online che comunque poi ha continuato a suscitare delle soprattutto in ambito accademico o all'interno delle scuole. Adesso sto facendo degli incontri con delle università, quindi anche quello continua in qualche modo a essere un modo per avere un confronto e per portare avanti una riflessione su questi temi. Come è cambiato il mio rapporto col film? Come tutti i lavori, insomma, l'hai lasciato andare. L'ho lasciato un po' andare, però sono sempre molto, molto interessata allo scambio, al confronto, perché effettivamente è un film particolare rispetto ai miei film precedenti, nel senso che essendo molto aperto, non ha quasi parole, e quindi è un film che volutamente pone degli interrogativi senza dare delle risposte immediate e didascaliche, quindi lascia molto libera l'interpretazione. E quindi effettivamente è sempre molto interessante vedere il tipo di riflessioni che scaturiscono dal lavoro. Non è mai scontato, ogni Q&A è un po' diverso, ogni scambio porta a delle, insomma, a dei,
delle riflessioni diverse, quindi comunque sono sempre molto contenta quando c'è l'occasione di presentarlo e di parlarne. Bene. Allora io volevo raccontare un po' il processo che il processo che ti ha portato, perché questo film nasce da una ricerca, giusto? Da una ricerca che tu hai fatto per un lavoro accademico, per la tua tesi di dottorato, esatto. Cosa è successo? Nel senso, come è cresciuto poi? E quindi vorrei, chiamo in causa anche Laura magari, certo, per parlare un po' della parte più produttiva. Sì, perché praticamente io all'epoca vivevo a Londra, facevo questo dottorato alla Roehampton University ed era un dottorato teorico-pratico, quindi già dall'inizio sapevo che avrei sviluppato un lavoro, diciamo, filmico, parallelo a quello, diciamo, teorico della tesi, e avevo idea dell'intenzione del progetto, cioè di voler provare a usare il mezzo cinematografico per riflettere sulle dinamiche di genere quotidiane, e da lì al film sono state tante fasi di ricerca. Una fase di ricerca mia in cui ho fatto un primissimo, diciamo, lungo viaggio attraverso l'Italia, un po' sulla, come dire, ispirazione di ovviamente di Comizi d'amore di Pasolini, che è, insomma, un po' un riferimento imprescindibile rispetto a questi temi, e ho usato però un mezzo contemporaneo, qual è le piattaforme di car sharing, per poter viaggiare con sconosciuti, cosa che adesso non si sarebbe potuta fare, però all'epoca appunto c'era questa molto interessante opportunità di poter accedere a spazi molto intimi e lunghi, cioè i viaggi in automobile con persone sconosciute, per instaurare dei dialoghi e delle, come si, spontanee riflessioni con le persone su questi temi, su come pressioni sociali, codici, convenzioni influenzassero la nostra vita, le nostre identità, i nostri desideri, le nostre aspettative, la nostra persona. E quindi, diciamo, tutta questa ricerca preliminare che ho girato, poi ho, insomma, ho cominciato ad elaborarla. E a quel punto già mi sono cominciato a confrontare con Laura, che chiaramente è un'amica da tempo, e che quindi, insomma, è stato lì che abbiamo cominciato a riflettere insieme. Io le mostrai i materiali, le idee iniziali, e da lì abbiamo cominciato noi a fare un ragionamento sulla possibilità poi di appunto di sviluppare eventualmente il film insieme. Nel frattempo io cominciavo a elaborare un trattamento di norma nella versione diciamo del film adesso, che non comprende quelle interviste, sì, in automobile. E poi da lì in poi Laura... Poi c'è stato anche l'incontro con l'Amod. Infatti, perché da lì è entrato Film Affair, e tramite, esatto, Film Affair, diciamo, Luca Ricciardi, che era qui in Amod, ed è stato fondamentale perché io, attraverso la mia borsa di studio in Inghilterra, ho potuto prendere una estensione, diciamo, della borsa di studio per fare ricerca qui, proprio in Amod, per tipo 4 mesi, in cui ho avuto il sostegno, diciamo, da parte della mia università per venire qui e continuare la ricerca. E poi da lì con Laura siamo andati avanti. Vuoi aggiungere vari step? Ah, vabbè, questo è sempre stato un po' un incontro così, di quegli incontri stellari, diciamo, che si spera che capitino più volte nella vita, nel senso che poi dal nostro incontro è nata anche Film Affair, è nata la collaborazione con Amo, sono nate tante cose intorno a Normal, quindi, diciamo, c'è stata una grande, così, una grande energia, e anche il percorso è stato abbastanza, diciamo, inaspettato, chiaramente, del film, perché è nato in un contesto appunto accademico, poi da lì produttivamente lo abbiamo fatto crescere, e lungo la strada abbiamo trovato una serie di partner che anche hanno scommesso con noi, anche, diciamo, quando il film ha queste...
a questo linguaggio un po' alieno in qualche modo, per cui c'è stata tutta una fase in cui era un po' difficile trovare, diciamo, dei partner, no? A parte qualcuno che ha intuito subito questa forte intelligenza visiva, no? E anche era interessato sicuramente ai temi. E poi tutto il resto, insomma, è quello che raccontava anche un po' Dele, e al di là dei festival siamo molto felici che il film continui a circolare, che continuano a chiedercelo, ma soprattutto che in qualche modo dissemini anche all'interno di università, in circoli più o meno istituzionali, quindi questo ci fa molto piacere che abbia degli echi e stia in qualche modo aprendo delle conversazioni secondo noi molto importanti sulle tematiche di genere, che sono veramente ampie, e, appunto in modo trasversale, non soltanto nei circuiti così canonici cinematografici, e, che è anche uno dei motivi per cui è qui Sofia, che curiosamente ha incontrato il film nel corso del suo percorso universitario. Io sono molto, molto contenta, insomma, quando a un certo punto mi ha segnalato che appunto a lezione di, credo, sociologia, credo, o sociologia e nuovi media, ora ce lo racconterà, così si è parlato di Normal, quindi mi fa questa semina, diciamo, ci fa in qualche modo ben sperare, no? Perché poi la vita dei film è sempre così misteriosa e magica, perché arriva in dei rivoli che sono imprevedibili, e questa è la cosa più... E, diciamo, anche sorprendente nel lungo periodo, al di là del fatto che chiaramente dei riconoscimenti come Berlinale o altre grosse, no, proiezioni pubbliche che abbiamo fatto in festival importanti, come dire, rafforzano tutto il lavoro e chiaramente ci hanno fatto molto, molto felici. Non so se vuoi un po' raccontare. Sì, allora, infatti, io volevo anch'io, mi piacerebbe molto sentire il lavoro di Sofia. Sofia, raccontaci. Mi sentite? Sì, benissimo. Okay. Allora, io ho incontrato Normal all'interno di questo appunto corso di sociologia che ho fatto. Io sono al primo anno di università, quindi immaginate un corso di sociologia molto molto classico che inizia proprio dai primi sociologi dell'Ottocento. E mi è stato, devo dire, molto utile, perché non ero un po' persa, non stavo capendo nulla di questo argomento, ed è stato inserito Normal, che io avevo già visto, che di fatto mi è stato utilissimo per capire questo sociologo. Sociologo che il mio professore ha scelto, diciamo associato a Normal, è Durkheim, che è questo sociologo dell'Ottocento, appunto, e che aveva trattato proprio il fatto... I quelli che lui chiama i social facts, e nel trattare le varie caratteristiche di questi fatti sociali aveva elencato, diciamo, le caratteristiche principali, no? Il fatto che fossero qualcosa di esterno a noi, qualcosa che noi non abbiamo stabilito ma che abbiamo già trovato come dato, e anche il loro potere ovviamente coercitivo, ma soprattutto, appunto, citando Normal, il loro essere normali, no? E lui, questo professore, spiegava proprio il fatto che sono qualcosa di indipendente a noi, e che quando io mi adeguo ad essi, quindi quando io vado, diceva, go with the flow, cioè quando io vado con la cosa, non, ovviamente questa coercizione non la sento, non, cioè non è necessaria. Però ovviamente tu ti rendi conto di questa coercizione solo quando vai contro la coercizione, cioè andando nella trasgressione, te ne rendi conto. Lui parla proprio di prospettiva, cioè ti rendi conto attraverso l'incongruenza, cioè diventa visibile solo quando, diciamo, viene violata, no? E questa invisibilità, lui raccontava, è invisibile perché è normale. E perché è normale? Perché è qualcosa di collettivo. E io ho visto questo film, avevo visto mesi prima questo film con delle amiche. E diciamo, dopo questo film ci è capitato, in situazioni in cui eravamo insieme, di dire:
ah, oddio, ma questa cosa è come normal, e un po' spaventarci rispetto alla cosa, cioè magari delle cose che uno non avrebbe mai notato, ho detto, oh mio Dio, proprio una cosa come se mi prudesse, non so, delle situazioni che avevo sempre vissuto, mi è venuto un po' un brivido, no? E quindi è stata proprio cioè normal per me in questo senso, è stata proprio quella cosa di rottura che me ne ha fatto rendere molto più conto e mi ha principalmente mi ha abbastanza preoccupato, perché appunto non ha reso visibili qualcosa che è normale, che mi è sempre andato abbastanza bene, perché appunto c'era molto quotidiane e quindi niente, questa normalità invisibile mi ha un po', ecco, spaventata. E volevo anche chiederti se secondo te la normalità è molto collegata al fattore della collettività, cioè è normale perché è collettivo, perché è condiviso. Grazie, comunque, scusate. Grazie, Sofia, mi fa super piacere sentire queste parole, perché diciamo che un po' l'obiettivo del film è quello, diciamo, sovvertire delle dinamiche quotidiane e anche come dire, in qualche modo essere così, cercare di estrapolarle da questo flusso, da questo flow di cui parlavi, da questa invisibilità, e in qualche modo rendercene conto. È il meccanismo è quello di scardinare dinamiche appunto talmente sottili, invisibili, quotidiane, e date per assodate, per scontate, e invece provare ad osservarle sotto una prospettiva diversa. Infatti quando Laura parlava di sguardo alieno, il tentativo del film, per me anche diciamo complicato a livello di linguaggio, era questo tentativo di restituire uno sguardo che fosse contemporaneamente vicino, quindi con un elemento di forte empatia, e lontano, alieno, in modo da poter osservare la situazione dall'esterno, no? Quindi tutto il film si gioca un po' su questa sottile conflittualità, contrasto tra vicinanza e lontananza, tra il cercare di stare dentro, stare vicino, perché per me quelle dinamiche sono dinamiche sociali che ci riguardano tutti e tutte, appunto siamo immersi, no? Nasciamo all'interno di un contesto, come dicevi te, collettivo, sociale, nessuno vive sotto vuoto, completamente estrapolato da queste dinamiche, quindi le assorbiamo in modo più o meno cosciente, entrano nei nostri corpi, nelle nostre abitudini, nei nostri sogni, nei nostri desideri, nel nostro modo di proiettarci, immaginarci, e allo stesso tempo, quindi diciamo, questa è la vicinanza, nel senso di non percepirci fuori da questo, però allo stesso tempo lo sforzo del film è quello di avere questi momenti di forte invece sguardo alieno, in modo da improvvisamente renderci conto di quanto le sottili dinamiche del quotidiano, quello che viene appunto percepito come normale e quindi poco messo in discussione, invece possa essere profondamente claustrofobico, violento, pieno di insidie e di norme molto, molto, che incidono così tanto sul nostro essere. Quindi sicuramente questo era un obiettivo del film, e sì, quella che dici tu è assolutamente vero, cioè la collettività sta alla base dei meccanismi di conformismo sociale, no? Nel senso che chiaramente alla base del nostro adeguarci consapevolmente o meno a una norma sociale c'è la paura di restare soli, la paura di essere fuori, di essere marginati, di non rientrare all'interno di un meccanismo sociale condiviso. Quindi quello è il grande principio per cui tendenzialmente riproduciamo
i meccanismi e facciamo molta fatica a metterli in discussione. E chiaramente le identità non conformi, le identità meno normate vivono questa emarginazione sulla loro pelle in modo molto più netto e molto più forte, no? Quindi chiaramente questo senso qui di paura di essere fuori dalla norma è anche un po' il principio di empatia per me nel film, perché è una paura che inevitabilmente ci accomuna, no? Anche quando viviamo la violenza della norma sulla nostra pelle c'è quella paura di restare soli. Quindi sì, insomma, sono molto contenta della riflessione che hai fatto sul fatto di dopo la visione di norma, al vedere la realtà, diciamo, riuscire ad interpretare la realtà in un altro modo, sono, insomma, è un bellissimo commento, grazie. Grazie a te. Maria, posso fare una domanda ad Adele? Vabbè, io sono contentissima che festeggiamo e onoriamo questo 8 marzo con Normal, Adele lo sa, sono una sua grandissima fan, perché è un lavoro bellissimo Normal, perché secondo me cioè, Normal è un lavoro fondamentalmente di osservazione, no? Della nostra realtà e di ciò che, appunto, dicevamo, per noi è normale. Però la cosa fantastica che è riuscito a fare Normal è di riuscire a decostruire questa normalità. E secondo me un po' a decostruire, così come ha fatto il femminismo negli anni 70, a decostruire i rapporti, cioè il femminismo è riuscito a distruggere i padri e Normal invece in una maniera molto molto sottile decostruisce tutto ciò che ci passa tutti i giorni sotto gli occhi, consideriamo normale, e invece ci fa riflettere su quella famosa differenza di ciò che è naturale e ciò che è culturale. Però adesso ti faccio una domanda che in realtà mi sono fatta più volte vedendo il film. Tu nel girare questo film e quindi nel creare appunto empatia con queste persone che vivono, che hanno vissuto queste situazioni e vivono queste vite, magari anche senza essersi fatte troppe domande riguardo appunto è normale così, mia madre ha vissuto così, mio padre ha vissuto così e io in qualche modo continuo ad essere in questa società senza pormi troppe domande. In questo non ci metto giudizio, ci metto appunto l'osservazione di quello che abbiamo visto. Però poi in questo lavoro di decostruzione, quando poi loro si sono viste, queste persone, soprattutto le donne, che reazione hanno avuto? O meglio, andando ancora più là, quando tu hai girato e hai spiegato loro qual era il tuo progetto, come hai fatto a, come dire, a coinvolgerle in questo progetto, evitando appunto il giudizio che purtroppo in qualche modo può venire fuori in un lavoro così? Certo, ti ringrazio per l'opportunità di parlare di questo, perché è un po' la sensibilità maggiore su cui ho cercato di impostare il lavoro, perché chiaramente per me tutta la riflessione che fa Normal è proprio incentrata sul fatto che, un po' di accennavo prima, non c'è qualcuno o qualcuna, uno o una protagonista nel film che in qualche modo incarna la norma sociale o che in qualche modo diventa protagonista della riflessione che il film scaturisce, no? Non c'è il protagonista del film, e per me questo era un po' fondamentale, nel senso che il fatto che il film sia stato costruito come un mosaico di scene uniche, nel senso che nessuna persona, nessuna situazione si ripeteva, e tutte queste scene erano prese in situazioni pubbliche
quindi non entravamo mai nella sfera privata delle persone, dentro le loro case e dentro i loro racconti personali, il motivo per cui mi sono discostata dalle interviste famose che citavo prima in macchina, dove ovviamente invece entravamo nei dettagli degli episodi personali della vita di specifici individui, è proprio quello di non voler personalizzare il racconto, non fare un racconto che parlasse di quella o di quell'altra persona in modo specifico, così che l'effetto finale del film sia un mosaico di situazioni in cui tutte fanno parte, in qualche modo, sono tutti tasselli di un sistema, e il sistema è quello che è sotto scrutinio, che è sotto, come dire, che è sotto analisi critica, ma non la vita delle singole persone. E quella per me è la differenza fondamentale rispetto al film, no? Nel senso che la vita delle singole persone, ogni singola persona fa parte, è un piccolo tassello della società, e della società che è l'obiettivo, diciamo, la riflessione del film è sulla società e non sui singoli e le singole. Quindi in qualche modo il tentativo del film è quello di renderci, diciamo, di coinvolgere lo spettatore all'interno di questo meccanismo e di far sì che anche lo spettatore si metta in discussione e che non avvenga un processo, no, di, come dire, giudizio sulla specifica persona che vediamo rappresentata. Questo è ovviamente l'intenzione del film e quello che spero che venga fuori. Ovviamente è un terreno delicato su cui muoversi rispetto all'uso del mezzo. E, le persone coinvolte ovviamente sono state, cioè, diciamo, è stato raccontato il progetto e gli è stato raccontato il fatto che la struttura del film sarebbe stata proprio questa, in cui appunto ci sarebbe stato questo mosaico e in cui andavo a fare un'analisi molto aperta su cosa voleva dire, sui meccanismi sociali del crescere all'interno della società dall'infanzia all'età adulta, come uomini e come donne. E poi ovviamente è un film che ha, essendo così costellato di situazioni differenti, alcune persone sono rimaste più vicine, più affezionate al progetto e ci hanno seguito in ogni fase fino alle proiezioni, altre si sono disinteressate nel tempo e non sono neanche venute a vedere il film. Questo dipende un po' perché ovviamente alcune situazioni, alcune persone erano più propriamente attive anche in alcune scene, altre sono scene di massa, di racconto più ampio in cui non c'era un grande coinvolgimento, però le persone, alcune delle persone che ci hanno seguito fino in fondo e che sono venute a vedere il film, è stato anche interessante lo scambio che c'è stato con alcuni di loro rispetto alla riflessione che il film proponeva, anche in quel processo, diciamo, di decostruzione e di riflessione che il film voleva mettere in atto, perché ci sono stati degli scambi in quel senso con alcuni dei protagonisti. Come fai un esempio, se si può? L'esempio, per esempio, è stato uno dei personaggi che non so se c'è presente, il fotografo dei matrimoni, no? Che ovviamente è un performer nato, nel senso che era consapevolissimo del suo ruolo anche all'interno, diciamo, mentre c'erano le riprese, se non comunque lui è abbastanza così, però chiaramente si percepisce quell'attitudine, diciamo, performante, che è stato molto colpito dal lavoro finale, e nei commenti, diciamo, a caldo dopo la proiezione ci diceva che appunto era interessante come lui ha detto una cosa che mi ha colpito, ha detto: siamo tutti vittime e carnefici, cioè siamo tutti parte di un sistema che contribuiamo a costruire, a mettere in essere, però lo subiamo anche, no? Che è la verità assoluta, diciamo, che è anche un po' il tipo di riflessione che il film scaturisce, no? Nel senso che non ci sta, proprio per quello, non ci sta un colpevole, non ci sta un atteggiamento che necessariamente, no, istiga
o un atteggiamento invece completamente scevro dai meccanismi sociali, no? È un meccanismo, è il sistema che, all'interno del quale in qualche modo ci siamo dentro come pedine, ed è molto molto complicato anche provare a scastrarsi, diciamo. Il passaggio forse più interessante per me è quello, diciamo, che nominava Sofia, è quello di tentare di quantomeno vedere alcune cose, no? Cioè, forse il primo passaggio di decostruzione, non ti dico di emancipazione e libertà, perché comunque, come dire, pensare di poter essere completamente fuori da alcuni meccanismi, secondo me, è un po'... quasi superficiale, come quasi naive, no? come quasi illusorio, come possibilità. Però riuscire già ad osservare, a vedere e a interpretare e a mettere in discussione alcuni meccanismi del quotidiano, già quello è un grande passaggio, no? Rispetto alla messa in discussione della norma. Beh, questo lo vediamo, vabbè, lo vediamo in tantissime scene del film. Io ho sofferto mentre vedevo il corso prematrimoniale, cioè proprio soffrivo mentre lo vedevo. Poi ci rifletti e pensi a quanto in realtà appunto questo pensiero sia normativizzato, cioè sia assolutamente parte della nostra società, della nostra cultura. E a questo proposito faccio un piccolo salto mortale nella quotidianità, nell'attualità, che è la questione direttrice e direttore d'orchestra, no? Questa è una cosa che mi ha colpita molto, e anche qui, fuori dal giudizio della libertà di una persona di volersi chiamare direttore o direttrice, però... Il passo importante, cioè la cosa importante su cui bisognerebbe riflettere, proprio come ha fatto Normal, riguardo al nominarsi al maschile, al desiderio di una donna di nominarsi al maschile, è appunto quanto siamo riusciti a decostruire dentro noi stesse, ma anche noi stessi proprio come società, quindi sia uomini che donne, quell'autorevolezza maschile. E quindi quel ruolo che quasi automaticamente diamo per scontato che sia ricoperto da un uomo, per cui ci suona meglio direttore, avvocato, architetto, e ancora diciamo che è cacofonico direttrice, che è italianissimo e non va nemmeno accettato, ma avvocata, architetta, notaia, ministra, eccetera. E questa cosa poi in realtà è un discorso che sembra restare, come dire, abbastanza in superficie per molte persone, però poi nell'anno della pandemia, in cui il 98% delle persone che hanno perso il lavoro sono le donne, poi in realtà ci dimostra, a mio avviso ovviamente, quanto il lavoro delle donne poi non sia considerato, non solo per come nominato, ma anche appunto nei fatti. Il 98% delle persone che hanno perso lavoro in questa situazione disastrosa sono donne, e non succede nulla, cioè nessuno si preoccupa di tutto ciò. E niente, vorrei sapere da te cosa ne pensi sul... No, l'ho trovato anche io abbastanza, diciamo, disarmante, perché le parole sono importanti, come diceva qualcuno, ma soprattutto le parole sono alla base del pensiero, no? Sono alla base del come costruiamo la nostra realtà, costruiamo la nostra identità, la nostra percezione di quello che ci sta intorno. E quindi continuare a non, come dire, a non capire la profondità e la centralità che hanno le parole nel potenzialmente cambiare e trasformare alcuni meccanismi sociali,
io lo trovo veramente disarmante, cioè tra l'altro questa situazione qua è stata lampante perché c'è stato anche un articolo della persona che proprio rivendicava questo uso, spiegandone come dire, le motivazioni profonde, e nelle motivazioni profonde diceva mi rendo conto che la società non è ancora pronta a comprendere il significato di direttrice, diciamo, e dargli lo stesso peso del significato di direttore, quindi in qualche modo io mi arrego alla libertà e il diritto di chiamarmi direttore perché voglio quel peso. Ma finché faremo così, quel peso rimarrà sbilanciato, quindi non capisco proprio la ratio di questa scelta, mi sembra assurda. Per me proprio si comincia anche dalle parole, quindi voglio dire, ovvio che nel momento in cui cominciamo a dare altri significati ai contenitori, che sono le parole, sono dei codici, e sono dei codici sociali, e quindi nel momento in cui diamo degli altri significati ai codici sociali, forse cambiamo, no? Quello che rappresentano. Finché non li cambiamo, sarà molto difficile cambiare le cose. Quindi sì, sono anche io molto allibita da questa polemica. Ogni tanto in Italia mi sembra che ci siano delle cose che procedono a passo spedito, e poi all'improvviso ti arrivano esatto. degli schiaffoni tipo gioco dell'oca, riparti dal via. Maria Luisa, che cosa ne pensi di questo tema? Questo, innanzitutto, ciao a tutte. Porto i saluti di Maura Cossutta, la presidente della casa, quindi mi faceva piacere ricordarlo. Per questa, insomma, iniziativa, iniziative come queste ce ne dovrebbero essere proprio quotidianamente. Poi, prima di arrivare a dire qualcosa sull'argomento, volevo veramente dire ad Adele e a Laura che il progetto che avevo visto a suo tempo quando è uscito mi piacque tantissimo, perché l'ho trovato diretto, senza filtri, vero, e dove che parla a tutte e a tutti, dove la traduzione non è necessaria, sono le immagini che parlano. E poi dove ognuno può andarsi a sedere in un posto dove vuole, per avere un approccio come crede, come è più sulla sua pelle. A me la cosa che mi ha interessato principalmente è l'argomento dello stereotipo di genere, e mi ricollego a quello di cui parlavate prima, cioè quanto siano importanti le parole, ma quanto sono importanti i modelli. Quello che manca, mancano i modelli, per questo sono importanti. Non a caso nel tuo documentario le prime due storie che racconti, la bambina e l'orecchino, il bambino e la motocicletta, sono modelli. Quindi noi dovremmo ripartire da questo, dovremmo ripartire nel creare modelli che possano essere punti di riferimento nelle scuole, nell'educazione culturale. Ecco che poi si arriverebbe ad utilizzare le parole nel modo corretto, senza dover entrare nella dinamica di conflitto, perché se crei il modello si sgretola tutto il resto, non hai più bisogno di stare a discutere se è direttora o se è direttore. È direttora o è direttore o è direttrice, cioè non è questo, secondo me si deve ripartire da quello. E l'audiovisivo, io provengo per esperienza personale, io ho una società di produzione cinematografica, quindi l'audiovisivo è fondamentale, cioè il cinema, la narrazione è fondamentale. Noi abbiamo una grande responsabilità, perché possiamo, attraverso le immagini, attraverso il racconto cinematografico, cambiare i modelli, o comunque affiancare a quelli che già ci sono stati fino ad oggi altri modelli. E la vostra operazione produttiva, ma
ha un valore sociale importantissimo. Secondo me dovreste entrare nelle scuole, non so se è un percorso che avete già iniziato a fare, ma è, cioè, fondamentale. Cioè, ce ne dovrebbero essere tante altre di operazioni di questo genere, ma anche raccontando il contrario. Certo, cioè, non raccontando, raccontando quello che va oltre gli stereotipi di genere, sì, proprio perché servono dei modelli. Cioè, no, io ho bisogno di vedere anche il bambino che si mette l'orecchino, ho bisogno di vedere la batterista che va e impara uno strumento che generalmente è collegato agli uomini. E ne abbiamo di strada da fare, ne abbiamo tantissima, non a caso nell'agenda ONU, agenda 2030, come l'obiettivo c'è l'abbattimento, no, degli stereotipi di genere, il gender gap, non è facile. Ma le prime, secondo me, che devono operare questa trasformazione siamo noi. Siamo noi nell'utilizzare le parole giuste, nel proporre narrazioni diverse, nel tirare fuori gli argomenti, nel prendere in mano le situazioni, senza avere il timore o dover chiedere il permesso. Cioè dobbiamo prima di tutto cambiare noi e poi proporre un altro modo. Che poi è questo il percorso che poi dopo racconterà anche Milena, che abbiamo tentato di fare all'interno della casa con la Magnolia. Quindi è un percorso di cambio di paradigma. Si parte dalla cura. E la cura che cos'è? La cura è anche raccontare in altro modo alle nuove generazioni, formandole in altro modo, avere questa cura, che poi non deve, cioè, solo così noi possiamo cambiare. Cioè possiamo cambiare l'approccio verso questi temi e verso questa normalità che faccio fatica a capire che cos'è. Cioè, a me quello che mi piaceva chiedere a te, Adele, è questo: se avevi previsto appunto questo percorso diverso, cioè di racconto sullo stereotipo di genere raccontato ma al contrario. Guarda, infatti stavo dicendo, è interessante questo discorso, perché io in realtà con i miei film precedenti io ho, come dire, ho approcciato sempre questo tema, perché è un tema che mi sta a cuore chiaramente, però come dici te, dall'altra parte, diciamo, cioè raccontavo quelle identità che all'interno di appunto la cosiddetta norma sociale sono considerate le eccezioni, le identità margine, no? L'identità ai margini. Quindi in un caso raccontavo della comunità LGBT in India e quindi le lotte di una serie di individui e di persone della comunità LGBT in un contesto chiaramente molto eteronormato, e l'altro film era il ritratto intimo di un'attivista femminista francese che si chiama Thérèse Claire, che purtroppo non c'è più, che parlava dei tabù legati all'invecchiamento femminile, alla vita dopo la menopausa e a tutto quello che, a tutto quel range enorme, immenso di stereotipi sociali e di stigma anche che esistono intorno a questo tema, da una prospettiva completamente sovversiva. Una donna fantastica che partiva dicendo la vita comincia con la menopausa e sovvertiva veramente uno dopo l'altro tutta una serie di appunto di stereotipi legati al corpo femminile e all'esistenza, proprio al ruolo delle donne anziane. E quindi in realtà questo lavoro per me era un po' un nuovo tentativo, cioè volevo provare a raccontare, a parlare, a continuare a riflettere su questi temi, ma non più guardando a quelle identità che possono, diventare modelli, possono diventare, no, come dicevi tu, punti di riferimento per sovvertire
un certo meccanismo normativo, ma volevo proprio provare a guardare al centro per ovviamente costruire uno sguardo critico, per metterlo in discussione, per sovvertirlo chiaramente. Ed è per questo che all'interno del film non esistono eccezioni, no? Le cosiddette eccezioni, nel senso che chiaramente il film non è una registrazione della realtà. Questo è un grande tema, il documentario per me non registra la realtà, la interpreta semmai, no? Quindi è ovvio che abbiamo il bambino che fa danza classica anche, è ovvio che abbiamo la bambina che gioca a calcetto anche, ma è anche altrettanto ovvio che quelle sono considerate assolutamente eccezioni all'interno di un sistema di norme sociali, no? E quindi quell'eccezione lì, in quel contesto in cui stavo cercando di mettere in discussione che cos'è questa normalità, le ho deliberatamente escluse, proprio per far vedere quanto sia claustrofobica la realtà, come dire, secondo, no? Secondo le categorie no, della norma sociale. Quindi se veramente non esistessero eccezioni, come è nel film, in cui vengono in qualche modo, no? In cui non appaiono, la vita sarebbe profondamente claustrofobica. Quindi effettivamente è come un modo di esagerare quelle idee di norme sociali che il sistema ci costruisce intorno, ma di cui sappiamo che esistono anche vie d'uscita, però appunto vorremmo che non siano le eccezioni. Esatto. Quindi, senti, una domanda ti volevo fare. La prima è: come hai scelto quelle storie, cioè quei profili? Se è stato un percorso casuale o è dettato da un tuo ragionamento? E poi l'altra cosa era una mia curiosità riguardo al tuo viaggio e i tuoi viaggi. Sì. E quando hai raccolto materiale di altro tipo, se ne hai fatto qualcosa indipendentemente da avevi una, stai facendo un dottorato, non, sì. Se ne sì. Hai fatto altro, se sono diventati dei podcast, non lo so, qualcosa. È un grande tema, anche con Laura abbiamo cercato di dargli una forma, perché erano molto interessanti quei dialoghi, e purtroppo ad oggi no, sono rimasti nel mio hard disk e nella mia ricerca, diciamo, come background, ma io li cito sempre perché per me sono molto, hanno fatto veramente molto, molto parte della riflessione e della ricerca che c'è dietro al percorso di Normal, però effettivamente non hanno mai visto la luce in nessuna forma. Abbiamo pensato a delle forme installative, a degli altri, appunto, modalità di fruizione. Non era materiale facilissimo, perché le conversazioni erano molto lunghe, e per me la cosa più interessante in assoluto delle conversazioni, al di là dei singoli scambi che si potevano estrapolare, che andavano più dritti a raccontare questo tema, e c'erano delle storie veramente tante, molto interessanti, cioè la sfaccettatura di quando si va con chiunque, con qualsiasi persona, a, come dire, riflettere, ragionare, indagare un po' su quanto alcune dinamiche sociali effettivamente hanno un impatto sulla nostra esistenza. Sono veramente, escono fuori tantissime storie, però la cosa che a me interessava era proprio il percorso del ragionamento all'interno del viaggio, che e come cambiava anche la riflessione e il racconto sulle norme, nel senso che c'era questa sorta di contraddizione costante all'interno dei dialoghi, che era quella che poi a me ha ispirato moltissime scene. Cioè, per esempio, la scena della bambina che fa il buco alle orecchie, per me continua a essere la scena del film più riuscita in qualche modo, perché all'interno di una breve sequenza, anche piuttosto muta e come dire, così diretta, in realtà ci sta tutto il range di emozioni che il confrontarsi con la norma sociale provoca a un individuo in qualche modo, che sono tutte quel contrasto quel range di emozioni anche molto contrastanti, che io ho ritrovato anche molto nei viaggi, che è un misto di compiacimento, soddisfazione, come dire,
piacere anche, perché comunque con piacere un'aspettativa sociale è ovvio che produce un riscontro, un risultato, un compiacimento, e allo stesso tempo sacrificio, dolore, perdita, no? C'è quella veramente tantissime emozioni contrastanti che uscivano fuori anche da quei dialoghi, che però, diciamo, era molto difficile metterli in una forma fruibile, che non fossero ore di... Quindi no, purtroppo quelle sono rimaste ancora così, e mi sono... Ah, come ho scelto le storie? Le storie, alcune, veramente, questi viaggi ci sono state delle ispirazioni che hanno cominciato a farmi immaginare alcune situazioni che sapevo che avrei voluto includere, il buco alle orecchie come simbolo di passaggio, così, in qualche modo, no, come un rituale che è così simbolico che... ce l'avevo in mente dall'inizio, avevo in mente una festa di 18 anni che ho girato ma poi non ho montato, come sempre step e rituali sociali che sono pieni di simboli e dinamiche di genere. Quindi alcune cose le avevo già in mente e le avevo scritte in un trattamento iniziale di scene, e altre cose nel percorso, che Laura vi dirà, è stato... frastagliato, non lineare come un film che è stato girato a pezzi, no? come ogni scena ha una storia produttiva a sé, appunto è stato anche lungo il percorso, eccetera, nel come dire, assorbire alcune scene, eccetera, ci venivano altre idee, riflettevamo su come, diciamo, la sfida del lavoro era provare a raccontare delle dinamiche di genere in delle scene dove nessuno veramente parlasse, o comunque ci fossero degli scambi molto molto essenziali, e quindi doveva essere qualcosa che accadeva nel linguaggio dei corpi, nelle dinamiche, nei simboli, e quindi, insomma, farsi venire in mente queste caratteristiche e poi trovarle è stata un po' la sfida, ed è successo, insomma, in fase, insomma, non è che le ho scritte tutte e poi le ho girate, insomma, è stato più... scoordinato. Quanto tempo è durato? Laura, allora, dall'inizio? Sì, alla fine? Forse da quando abbiamo iniziato a parlarne, che era il 2016, secondo me, e poi la prima c'è stata nel 2019, che su questo, diciamo, una riflessione di carattere non solo produttivo ma evidentemente anche culturale, diciamo che abbiamo avuto una serie di difficoltà, come accennavo un po' prima, finché il film non è stato un oggetto ben chiaro, definito, montato, questo tipo di linguaggio ha trovato una serie di sbarramenti, diciamo, rispetto a un finanziamento più classico, per cui senza entrare nei termini, però diciamo è stato da un certo punto in poi, quando siamo riusciti ad inanellare una serie di sequenze, di scene, che il film ha iniziato a funzionare, quindi ad avere dei feedback, diciamo, anche, no, rispetto a meccanismi di finanziamento classici, positivi. E questo, secondo me, non tanto per chiaramente... il tema in sé, no? Che adesso a parlarne sembra molto, diciamo, semplice, cioè spiegabile in qualche modo, no? Ma quel tipo di narrazione che decostruisce invece che costruire, no? era proprio, appunto, ripeto, un po' un oggetto alieno, cioè era proprio, ci sono delle persone che non l'hanno capito fino quasi alla fine questo film, quindi non ma molte persone anche, insomma, che poi si sono anche ricredute, però che hanno avuto proprio bisogno di vedere tutto il meccanismo per esteso prima di capire che cosa stavamo dicendo. Perché in realtà c'è un po' una sottilità, non con un voyeurismo, però effettivamente se non... Per me il punto di vista è molto chiaro, è stato chiaro veramente dall'inizio quello che stava cercando di fare Adele, però effettivamente, siccome è un posizionamento forte, se in qualche modo uno non lo abbraccia, non ce l'ha chiaro,
Può sembrare una specie di voyeurismo, no? Di alcune fasce sociali, di alcune realtà, di alcuni comportamenti, anche se per noi diciamo che da quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto abbiamo avuto una reazione come quella di Sofia, cioè noi scherzando ci sembrava spessissimo di essere in normal, continuavamo a mandarci quando eravamo in produzione, quando Adele stava ancora girando una serie di foto, scusate, di scene, di situazioni, no? Facciamo delle clip in giro, mentre stavamo in giro, che erano molto normal, no? Perché effettivamente siamo circondate e circondati, è così, cioè ne siamo completamente immersi, ne facciamo parte, ovvio, evidente, no? Nella nostra vita quotidiana. Quindi una volta che si entra in quel meccanismo, ma anche in quella prospettiva, è molto facile, come dire, capire, riconoscere quei tasselli lì, no? E dove scavano. E quindi così, però all'inizio abbiamo avuto una serie di, appunto, sì, così, di difficoltà di comprensione, di traduzione, secondo me, proprio di quello che di questa, appunto, intelligenza visiva, come dico io, che non era proprio chiara, non arrivava a tutti, ecco, non arrivava a tutti, poi per fortuna, insomma. Grazie Laura. No, io volevo cogliere l'occasione perché volevo salutare Sofia Solaini che ci deve salutare e la volevo ringraziare tantissimo per essere stata con noi. È stato davvero bello, vero Sì, anche io Adele? sono stata felicissima di conoscerti, molto contenta, grazie davvero dei commenti. Quindi la saluto. Ciao. Ciao a tutti. E invece io volevo cogliere l'occasione per chiederti qual è la cosa peggiore che ti hanno detto sul film? Ah, bella domanda. Oddio, la cosa peggiore che mi hanno detto sul film. No, Se ti va di dirla. amore, mi hai colto di sorpresa, non mi viene in mente. Oddio, non lo so. Beh, bene, non ti hanno detto niente di male, niente di brutto. No, in realtà la cosa buffa che mi è successa, che non mi era mai successa prima, che però non è brutta, quindi magari dopo ci penso se mi viene in mente una cosa, però è particolare, è che in più di un Q&A succedevano situazioni del tipo che partiva Normale, difficile anche sì, ormai usare questa esatto, parola, mi sento un un ordinario dibattito, diciamo, a fine film, domanda, regista, risposta, eccetera. E poi a un certo punto, magari c'era una persona che interveniva dicendo: no, però aspetta, la persona che ha detto questa cosa, io non sono d'accordo, perché secondo me la scena vuol dire quest'altra cosa. E poi partiva un'altra. E quindi a un certo punto mi sono ritrovata, ma più di una volta, in situazioni in cui partiva una specie di assemblea in sala in cui io a quel punto assistevo si rispondevano tra e loro. cominciava tutto un dibattito tra persone in base a quello che no, quella scena l'ho vissuta così, no, secondo me vuol dire quest'altra cosa, no, interpretata così. Quindi in realtà quello Ah, per beh, me, questo no, infatti non è è bello, una cosa questo è brutta, però è una bellissimo. cosa particolare perché non mi era successa in altri Certo. Ma prima. perché la consapevolezza cresce Eppure nel perché film effettivamente molte rispetto. persone tiravano fuori degli aspetti ai quali io non avevo mai pensato, Certo. quindi alcune interpretazioni di alcune scene che erano molto soggettive, che però poi, diciamo, quando te le dicevano, facevano, come dire, suonare delle corde, magari inconsce, che da qualche parte magari c'era no, un simbolismo, però non avevo razionalmente pensato a quell'interpretazione. Quindi questa cosa mi ha sempre stupito, ecco, più che del film che innescava Delle assemblee. delle associazioni, dei pensieri, delle interpretazioni e dei dibattiti molto autonomi da me, ecco. Interessante. E a proposito di assemblee, io volevo sentire Milena a questo punto. Milena Fiore, Ciao Milena. Ciao. eccola. Apri il microfono. Ok. Ciao. Allora, buonasera a tutte. Ringrazio Aurora per avermi dato la possibilità di intervenire. In particolare di intervenire sull'esperienza dell'Assemblea delle Donne della Magnolia. Però volevo dire due parole sul film, che in qualche modo quando ho visto il film mi sono sentita protetta, perché quel punto di vista, quello sguardo
distaccato, con lo sguardo quasi, quasi, come posso dire, di vivisezione in qualche modo di tutte quelle situazioni che rappresentano il sistema patriarcale, perché effettivamente Normal, ed è un elemento che secondo me accomuna il film Normal ad altri film fatto dalle donne, Normal si pone in antagonismo diciamo, al linguaggio e alle forme proprie del cinema tradizionale patriarcale. E quell'atteggiamento che secondo me è presente nella regia di Normal, che è un po' attraversato, diciamo, da quel desiderio, probabilmente, magari Adele mi potrà confermare o meno, proprio di una costruzione, di una costruzione di un soggetto altro, di una soggettività femminile, nel caso della mia visione, che Carlo Alonzi chiamava soggetto imprevisto. Cioè, la mia, nella visione, l'impulso che io credo sia capitato a varie spettatrici, l'impulso che c'è stato è quello proprio di tipo anti-autoritario, di opposizione, di rovesciamento di quell'immaginario che ci si presentava sullo schermo. E che, diciamo, di un'idea aberrante di una normalità che in qualche modo abbiamo ereditato un po' dalla televisione, secondo me dalla televisione berlusconiana. C'è quella scena del club dei motociclisti, per me è proprio la scena esemplare della cultura berlusconiana, assurda, proprio di queste ragazze che ballavano schizzate con dell'acqua, fotografate dalle famiglie, cioè nella normalità più veramente aberrante. E io ho trovato Normal un discorso impegnato, fortemente impegnato, e quindi anche una responsabilità estetica ed etica che in qualche modo inserisce questo film e la poetica di Adele nella tradizione del cinema femminile d'avanguardia. E mi fa venire in mente molto i film che noi conserviamo, Essere donne di Cecilia Mangini, oppure i film di Rosalia Polizzi, Madre ma come, Madri e figli, e anche quelli di Annabella Miscuglio e del suo collettivo femminista, Processo per stupro. Secondo me, non lo so perché, però, diciamo, guardando il film di Adele, l'immagine che mi è venuta in mente avendo visto questi film in particolare era Processo per stupro. E ripeto, io ci ho visto una volontà, io mi sentivo protetta, perché lo sguardo di Adele era uno sguardo politico, era uno sguardo sincero. E come prendendo in prestito le parole di Godard, secondo il quale il cinema è una forma che pensa, è un film che pensa e che fa pensare, per cui mi ha messo in una condizione naturale di affrontare alcune situazioni e anche in modo distaccato e in qualche modo ho trovato questi elementi, questo atteggiamento di Adele nell'osservare questa realtà, comune anche ad altre attività politiche, sociali delle donne. Adesso torno all'Assemblea delle Donne della Magnolia, che hanno appunto la preoccupazione di costruire un nuovo soggetto femminile e un'autodeterminazione delle donne, contro una nuova normalità che proprio in questa fase è più terribile che mai.
è normale la guerra, no? È normale quello che succede con, adesso, con la chiusura delle case delle donne, la chiusura dei centri antiviolenza o anche dei consultori. È tutto normale. Però contro questa normalità le donne si stanno organizzando. E anche contro il ritorno nel privato che sta avvenendo nella realtà e che in qualche modo si sta normalizzando, il ritorno nel privato delle case, per quello che significa questo a livello di violenza domestica e appunto di perdita del lavoro e di autonomia. Insomma, anche la legge 194 oggi è molto, come posso dire, molto, molto discussa e molto a rischio. Molti ospedali che curano dal Covid si sono rifiutati di procedere per l'interruzione volontaria della gravidanza, perché non è un'emergenza. Questo è veramente un aspetto assurdo, anche questa è normalità, diciamo. E l'idea che diceva prima Maria Luisa, quella appunto del paradigma, del nuovo paradigma politico e sociale della cura, va proprio in controtendenza a, diciamo, quella cultura, quegli stereotipi che sono rappresentati nel film Normal e che sono proprio la cura della mente, del pensiero, delle differenze, delle differenti soggettività, dei legami sociali. E quindi il recupero, diciamo, di qualcosa di vero. E questo mi è piaciuto molto, questo film, perché è un film che può aiutare molto il movimento delle donne, l'Assemblea della Magnolia è un percorso a cui hanno aderito a livello nazionale le case delle donne, individualità, individue, o non una di meno, insomma, varie realtà che in questa fase terribilmente isolante sta cercando, insomma, di resistere. E devo dire, questo film aiuta molto nella resistenza al pensiero. Quello che leggo, due frasi del documento dell'Assemblea della Magnolia: quello che dobbiamo cambiare sono gli occhi e il cuore con cui guardare alla nostra vita, alla società, al mondo. La cura del vivere bene è il punto di vista da cui partire per costruire una società nuova. Il Normal ci fa vedere quello che non si vede, che è proprio l'urgenza di andare in un'altra direzione. Io ad Adele vorrei chiedere se pensa di fare una nuova ricerca, una nuova esplorazione su quello che è normale oggi, che siamo costretti a parlarci a distanza con la mascherina. Dove sta andando il mondo, questa normalità che noi abbiamo visto nel tuo film, dove sta andando? C'è ancora? O la pandemia è riuscita a distruggerla? Grazie. Allora, grazie Milana. Io prima di lasciare la parola ad Adele volevo salutare Maria Luisa Celani e ringraziarla tantissimo. Grazie a tutte le donne per aver fatto questa serata. E volevo quindi lasciare la parola a te. Certo, intanto grazie Milena per questa, insomma, sono molto lusingata dalle tue parole, ovviamente. No, mi rende davvero felice il tipo di riflessione che hai fatto, anche perché, diciamo, avendo sviluppato Normal all'interno di un dottorato, c'è tutto il background di ricerca del film che dialoga tantissimo con il cinema femminista d'avanguardia e con, come dire, le riflessioni, i tentativi di, come dire, di costruire uno sguardo politico che sovverta le ideologie dominanti, ovviamente come dire, le norme patriarcali, eteropatriarcali. Quindi chiaramente c'è
un'intenzione politica nel lavoro e, e una vicinanza ai percorsi femministi in generale, ma in particolare anche ai percorsi, diciamo, alla storia del cinema femminista, con, come dire, dialogo e riserve anche rispetto ad alcuni approcci. Io sicuramente ho una difficoltà a rivendicare un approccio binario rispetto al, come dire, sguardo femminile, sguardo maschile, male gaze, female gaze. Quella retorica la trovo problematica e tendo più a rivendicarmi uno sguardo femminista più che uno sguardo femminile, quindi politico, quindi intenzionalmente sovversivo, ma non determinato da una biologia o da un, Detto ciò, chiaramente nascere in un corpo di donna oggi ha una serie di implicazioni socio-politiche e culturali che sono innegabili e diverse da quelle che di cui può fare esperienza una persona che nasce in un corpo maschile. Quindi nella speranza che a un certo punto questa prospettiva binaria possa fluidificarsi in un in una dimensione più, appunto, meno binaria e meno decisa da etichette attaccate a una biologia, di fatto oggi non possiamo fare a meno di constatare il fatto che l'esperienza della donna, l'esperienza della persona che vive socialmente come donna, necessariamente comporta una serie di, come dire, di riflessioni sul mondo, e quindi spesso lo sguardo è uno sguardo che racconta un vissuto di un certo tipo. Detto ciò, mi hai fatto una domanda alla quale Laura sogghignava, perché sì, stiamo lavorando su un progetto nuovo, siamo molto 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 all'inizio, quindi è ancora veramente prematuro parlarne, però in qualche modo ci stiamo interrogando proprio su quello che in qualche modo nominavi tu, cioè su che cosa succede ai corpi in questa dematerializzazione completa e in questa, come dire, digitalizzazione delle nostre esistenze. Quindi la riflessione sulle quali stiamo cominciando a lavorare è proprio quella, ma è veramente ancora all'inizio. Proprio. Allora sì, con questo hai risposto anche a una delle domande che c'erano su Facebook. Ci sarà un nuovo film che continua a riflettere su questi temi? Su questi temi, comunque questi sono i temi della mia vita, quindi adesso, se non il prossimo, questi sono sempre temi che attraversano i miei pensieri, perché, diciamo, al di là delle mie scelte da regista, sono prime le scelte della persona, come donna, come femminista, questi temi mi coinvolgono, quindi sicuramente entrano nel mio lavoro. Maria, che dagli occhi ti vedo tutta sognante su un'altra domanda. No, non voglio fare nessun'altra domanda, anche perché siamo fuori. Siamo andate molto oltre, ci siamo concesse ben 25-23 minuti in più, però l'abbiamo fatto con contentezza. Sì. No, però ribadisco che sono particolarmente contenta di essere qui l'8 marzo a parlare di Normal, perché... come diceva anche Maria Luisa, che adesso è andata via, cioè comunque parlare di lotta è doveroso ed è una cosa nella quale ci impegniamo tutte, però poi guardiamo anche al mondo reale, che, diciamoci la verità, un po' se ne frega nella questione di genere, appunto la considera normale, e quindi
il lavoro grande, io sono convinta che il lavoro grande che noi possiamo fare, noi che lavoriamo appunto nel mondo dell'audiovisivo, è un lavoro che agisce sull'immaginario, che decostruisce, ritorno al discorso dal quale ho iniziato, e con queste piccole azioni che sembrano piccole gocce nell'oceano, è davvero sono davvero i nostri strumenti per cambiare il mondo. Io ne sono convinta, per cui niente, grazie Adele, te lo dico anche in pubblico. Dai, anche con tanto coraggio con cui ha fatto questo film Adele, perché beh, grazie a tutte le persone che ci hanno creduto, che siamo nel luogo, diciamo, in cui tanto, tanto destino del film è partito, quindi veramente grazie a tutte le persone che l'hanno supportato, che ci hanno creduto, che mi hanno accompagnato, e poi grazie a voi per questa bella occasione di dialogo e di scambio, che veramente sono stata super felice delle vostre parole e delle vostre riflessioni, quindi mi ha fatto molto piacere. E poi sono uscita di casa. Sì, voi non lo sapete, ma stiamo morendo dal freddo noi. Sì, c'è la finestra aperta. Perché abbiamo tenuto la finestra aperta. Però comunque ne valeva la pena. Giusto. Grazie. Allora, ancora grazie a tutte voi, perché veramente è stato un bel modo per passare questo pomeriggio. Quindi saluto Maria, Laura, Milena e Adele. Grazie ancora. Con CineAmod ci vediamo il mese prossimo, ci vediamo ad aprile con un doppio appuntamento che ancora non vi rivelo, ma uno dei due sarà con il Cineforum Palestina, quindi riporteremo in sala anche il Cineforum Palestina, l'appuntamento fisso che ormai c'è da 7 anni, forse 8 anni qui in Sala Zavattini. Però invece con noi, con l'archivio audiovisivo, ci vediamo giovedì, perché alle 17.30 presentiamo gli Annali 21, Le lotte e l'utopia, 1968-1970, il progetto e le forme di un cinema politico. Leggo il titolo perché sennò mi sbaglio. quindi vi aspettiamo qui per la presentazione del volume alle 17.30, e per il resto fino alle mezzanotte si può vedere il film, ricordiamo. Ah sì, è vero, e poi... Esatto, intanto fino a mezzanotte potete vedere il film gratuitamente, quindi adesso correte, andate a vedere su OpenDDB, avete il link su Facebook. Giusto. E su YouTube. Anche poi, sulla pagina Facebook di Normal. Brava. E poi, Laura, com'era? Poi dal 10 sulla piattaforma Zalab Mio Cinema, sempre collegato a Zalab, quindi dal 10 marzo. Non avete scuse, Norma, scuse. Non avete più scuse. Disponibile. Grazie ancora. Grazie per aver organizzato, grazie per questo scambio, questo dialogo. Ciao Maria, grazie. Un saluto, ciao, a Milena. Tutti quelli che sono qui. Ciao. Ciao.